Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata della rubrica Parola ai giovani, intervista A, una serie di trasmissioni con cui i giovani tra i 16 e i 25 anni possono porre le loro domande ai leader dei partiti che si candidano alle elezioni politiche del 25 settembre sui temi che interessano i giovani stessi. Le domande, ricordo, le hanno scritte loro stessi e le porranno loro ai leader, della trasmissione in questione. Andiamo quindi a conoscere i nostri intervistatori di oggi. Da 20 anni da San Giovanni Persiceto a Bologna abbiamo Sofia. Ciao Sofia e benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Da Giaveno in provincia di Torino, ecco Riccardo. Ciao Riccardo e Ciao. buona giornata. Da Parma, ma vive a Parigi, Leon. Ciao Leon. Ecco che arriva Leon. Ciao a Ciao Leon. tutti. Da Latina abbiamo Martina. Ciao Martina e benvenuta. E Ciao, grazie. infine da Bologna, 24 anni, Balena. Ciao Balena e benvenuta. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità. Dicevo che in questa puntata intervisteranno questi ragazzi l'ospite di turno e questa volta abbiamo con noi Emma Bonino, capo politico di Più Europa. Buonasera, senatrice Bonino, e grazie per la partecipazione. Grazie, buonasera a voi. Mi raccomando, puntuali perché poi alle 7 ho già un altro impegno. Sono sicuro che i ragazzi saranno bravissimi e velocissimi. Io Perfetto. ricordo solo molto brevemente le regole. I 5 ragazzi porranno 2 domande a testa, a turno ovviamente, alla senatrice Bonino, che avrà 5 minuti al massimo per rispondere. Se ci impiega di meno, i ragazzi potranno chiedere eventualmente un approfondimento, se lo vogliono ovviamente, o altrimenti la domanda finirà prima. Dopo libereremo ovviamente la senatrice Bonino e non andate via perché invece andremo a vedere cosa ne pensano i ragazzi delle risposte che sono state date. Prima di cominciare, infine, e poi iniziamo, ricordo di iscriversi a tutti i canali BD Media, mettete il mi piace su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Instagram e tutti i social su cui siamo. Direi che possiamo subito andare a cominciare e la prima ragazza che pone la prima domanda è Sofia. Ecco a te, Sofia. Buon pomeriggio. Buongiorno. La mia domanda è la seguente. Dunque, pochi giorni fa, più di 65.000 studenti in tutta Italia hanno svolto il test per l'ingresso a medicina, e però appunto soltanto 14.000 a causa del numero chiuso potranno accedere a questa facoltà. E non ritiene che, date le numerose richieste, sarebbero da rivedere le modalità di accesso ad alcune delle facoltà universitarie in modo da poter offrire a noi studenti un futuro meno incerto ed evitare che magari ci sia la preferenza di un impiego al di fuori dell'Italia? Ma io sono sempre stata perplessa sul numero chiuso, in particolare in medicina e in particolare in questa situazione dove mi pare di capire ce ne sarebbe invece grande richiesta e grande necessità, essendo inteso che tutta la parte strutturale medica della medicina e della salute, secondo me, va rivista. E quindi con una sanità più vicina alla gente, il medico di base, il medico di quartiere, eccetera, eccetera, ovviamente senza fare venire meno i centri di eccellenza che si sono creati in questi anni. Diversamente da altre professioni, in questo momento e penso anche nel futuro, con una generazione come la mia, è un paese che sta invecchiando con problemi di natalità e demografici molto rilevanti e molto importanti, e come già tu accennavi, la tentazione di andare fuori a cercare il lavoro nel vostro settore. Io credo invece che una buona specializzazione aiuti anche a trovare lavoro in Italia e che forse il numero chiuso, diciamo, non è la migliore cosa che possa favorire questo percorso, insomma.
D'accordo. Grazie senatrice, è stata velocissima, poco più di un minuto e mezzo. Non so se Sofia vuoi chiederle qualche un approfondimento, qualcosa in più, o altrimenti possiamo passare alla seconda domanda. Io in realtà sono soddisfatta della risposta, quindi la ringrazio molto per la risposta e sono a posto così. Grazie. Perfetto, grazie molte Sofia, e passiamo a Riccardo. Togliamo la domanda e passiamo a Riccardo con la sua seconda domanda. Buongiorno, allora la mia domanda riguarda il tema dell'immigrazione, poiché l'immigrazione clandestina in Italia, come sappiamo, è sempre stata oggetto di strumentalizzazione in Italia, da parte soprattutto della destra. Ora la situazione è piuttosto stabile per quanto riguarda gli ingressi clandestini in Italia, ma l'avvento di importanti cambiamenti climatici, eccetera, potrebbe portare alla creazione di nuove rotte migratorie. Quindi le vorrei chiedere come intendete gestire questa situazione che potrebbe venirsi a creare, e soprattutto se avreste intenzione di creare un sistema di integrazione stabile e funzionale per il nostro paese. Ma mi spiace che lei non ci abbia seguito in questi ultimi anni, in cui con tutta la rete Ero Straniero proprio di questi ci siamo occupati, fino a presentare una proposta di legge di iniziativa popolare firmata da migliaia e migliaia di persone proprio sulla legalizzazione degli esistenti in Italia e ingressi, diciamo, di nuovi migranti in modo più ordinato, diciamo così, perché la legalità fa bene anche alla sicurezza, fa bene all'umanità. Io parto da due concetti che si stanno rivelando sfortunatamente veri. L'umanità è sempre, perché le persone non sono alberi con le radici, sono pesci, e sono normalmente, l'abbiamo visto con milioni di migranti italiani tra la prima e la seconda guerra mondiale, si espatria o perché si sfugge alla dittatura o la guerra o quello che volete, o alla ricerca o crisi climatiche, voilà, alla ricerca di condizioni migliori di vita. In Italia invece questa impostazione strutturale, cioè la mobilità con noi dall'inizio dell'umanità, ha tentato di reprimerla, prima di nasconderla sotto il tappeto e poi di reprimerla. In realtà noi in Italia abbiamo circa 6 milioni di immigrati legali, con tanto di lavoro, documenti, famiglie, eccetera, eccetera. E poi abbiamo circa 500.000 irregolari, cioè di immigrati che non hanno semplicemente, come dire, i documenti in ordine. Ovviamente questi, non potendo lavorare, o lavorano in nero, ahimè, oppure come dire, si avvicinano alla micro o macro criminalità, di cui fanno ovviamente non liberatori, ma normalmente gli operatori, il braccio operante. Questa situazione, che non solo nostra ma di molti altri paesi, e ci sono due strade per affrontarla. Una è quello A, di negarla, B, di reprimerla, C, di raccontare balle, li rimandiamo tutti indietro, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il Mediterraneo, lasciarli morire in mare e voilà. Oppure c'è la strada più difficile, che è quella dell'integrazione. Avevamo anche un buon progetto, si chiamava SPRAR, di due o tre famiglie di immigrati per ogni comune, e il progetto è andato benissimo. L'unico limite è che sugli 8.000 comuni italiani molto pochi hanno voluto far parte di questo progetto. Quindi siamo sempre qua con il flusso che diminuirà, continuerà, eccetera. Penso anche che la siccità
e tutta una serie di problemi ecologici in molti paesi, diciamo del Sahel, metti a caso, ma non solo. Bangladesh sepolto dalle alluvioni, come il Pakistan, per esempio. La guerra in Ucraina, eccetera, eccetera, sono tutti elementi aggiunti al desiderio di cercare una vita migliore che spingono all'emigrazione. D'altra parte non è diverso, noi in Italia 100.000 di voi giovani normalmente espatriano per andare a studiare o a cercare lavoro altrove e secondo me fate benissimo. Vi apre la testa, vivere in un altro paese, con un'altra lingua, eccetera, eccetera. L'unico rimpianto è che poi se voleste mai rientrare in Italia è difficile. Non legalmente, è difficile dal punto di vista di prospettive lavorative, eccetera, eccetera. Però soluzioni miracolose non ce n'è, non sono mai state inventate da nessuna parte. Quindi dobbiamo con la consapevolezza che la legalità aiuta anche la sicurezza e il paradosso è che nessuno li vuole, ma adesso da commercio a Confindustria, al terziario, eccetera, eccetera, molte di queste imprese non trovano lavoratori per dei lavori che gli italiani non vogliono più fare. Il caso più semplice che lo vedete a casa vostra sono le badanti. Non c'è comunque italiani che vogliono fare le badanti. Senatrice, mi scusi, so che su questo argomento bisognerebbe parlare probabilmente delle ore, però purtroppo se no, grazie. Però ho finito. Grazie mille. Gentilissima, Riccardo, poi ovviamente torneremo dopo con la tua seconda domanda. Adesso è il momento di Leon. Ciao Leon, ti lascio per la tua domanda a Emma Bonino. Buongiorno signora Bonino. La mia domanda verte sulla questione europea, visto che lei... Parla un po' più alto. La mia domanda verte sull'Europa, sulla questione dell'Unione Europea. Cioè, la speranza di un federalismo europeo che appartiene comunque al programma di più Europa. Purtroppo in Europa c'è un gruppo di paesi, il gruppo Visegrad, che con il diritto di veto di cui dispongono, blocca qualsiasi misura che voglia privarli della loro sovranità. Quindi... Come superare il veto di questi paesi e è forse necessario creare un'Unione Europea ristretta tra i paesi con più similarità, diciamo, di tipo politico per avere un'Unione Europea più potente? Sì, penso che lei si riferisca alla proposta fatta girare da molto dell'Europa a due velocità, cioè di chi vuole integrarsi di più e andare avanti e di chi invece sogna, ahimè, di stati nazionali sempre più forti, sempre più autonomi, sempre più questo, sempre più quell'altro. Segnalo che noi abbiamo già avuto due esperienze, diciamo, di integrazione di un'Europa a due velocità. Lei pensi all'euro. Alcuni paesi ci sono stati in questa procedura, altri no. Altri vogliono entrare ma non hanno i requisiti, eccetera, eccetera. Oppure prenda un po', mi scusi, l'euro gliel'ho detto ed è un caso in questione molto importante. Prenda Schengen. Schengen è un'altra di queste operazioni e il trattato già prevede le cooperazioni rafforzate, come lei sa, ma è una procedura pesantissima, bisogna che tutti gli stati diano l'ok perché alcuni vadano avanti, questi vanno avanti, poi devono tornare all'approvazione del Consiglio dell'Unanimità. Insomma, per farla breve, io credo che non se ne esce, dobbiamo spingere e ci metteremo. Per far cadere il diritto di veto, questo è sicuramente, vale per il trattato di Dublino, vale per un sacco di altre cose, e dare anche più potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, che a oggi, come sapete, non ha i poteri di avanzare delle proposte legislative,
e deve, tra virgolette, limitarsi a commentare le proposte, a respingere o a modificare le proposte della Commissione. Non è per domani, questo già lo so, ma io non mi arrendo semplicemente perché non vedo altra strada. In vista di questa unione federalista, le ripeto, ci può anche essere temporaneamente un'Europa a due velocità, ma ripeto, tutti gli stati la devono autorizzare. Grazie Emma Bonino, che anche in questo caso, nonostante l'argomento potesse volendo richiedere un'intera trasmissione, è stata rapida, poco più di due minuti. Non so se Leon vuoi quindi chiedere qualcosa in più o se va bene così. Se è un pronostico, se secondo lei, a vedere la situazione politica attuale, c'è speranza, e se sì in che termini, cioè in quanto tempo secondo lei? No, questo io non lo so, non ho la palla di vetro e non uso raccontare balle. Io so solo che appena ci capita una crisi tutti vogliono più Europa. Abbiamo avuto il Covid e volevamo l'Europe della Santé, ma molto bene. Adesso abbiamo il problema del gas e vogliamo l'Europa dell'energia. E ho capito, però da una crisi all'altra, eccetera, eccetera, io spero che insistendo venga fuori la necessità strutturale di cambiare il trattato. Perfetto, la ringrazio. Grazie Emma Bonino, grazie a Leon. Passiamo alla domanda successiva e a Martina. Ciao Martina. Buongiorno senatrice. Salve, io sono Martina e sono una studentessa di giurisprudenza e attualmente sto facendo ricerca presso il Parlamento europeo. La mia domanda verte sul tema della natalità in Italia. Vorrei chiederle quali sono, secondo lei, le principali misure da adottare per arginare il crollo della natalità e di conseguenza anche l'impoverimento economico, sociale e culturale che interessa il nostro paese. Grazie. Credo che ci avviamo su due filoni. Uno, maggiore capacità e possibilità di lavoro alle donne, perché è vero, non è vero che chi meno lavora fa più figli, è esattamente l'opposto. Basta vedere i paesi nordici che fanno più figli e hanno più donne al lavoro, perché la sicurezza economica ti consente di... Quindi una facilitazione dell'ingresso al lavoro delle donne. Lei pensi che al nord alcune regioni vanno anche oltre la media europea del 60-55% di donne occupate. Da Roma in giù precipitiamo al 30-24%. Quindi probabilmente c'è anche un problema culturale e non solo un problema economico. L'altra questione, secondo me, è anche che poi se andassimo a valutazioni sul merito, le donne ne escono sempre meglio, sono le più brave in università, sono le più studiose, le più competenti, eccetera. In realtà il merito nel nostro paese non ha grande spazio, giusto? Si preferiscono altre strade. Quindi io credo che il lavoro e l'autonomia finanziaria siano un incentivo possibile, praticabile e necessario, anche per il tema che dice lei. E seconda questione, penso che noi abbiamo un sistema di welfare molto dedicato agli anziani e alle pensioni, e poco attento invece ai periodi iniziali della vita, con strutture di sostegno, di cura dei bambini e avanti di questo passo. Quindi se lei mischia tutti e due questi problemi, ne viene fuori che ovviamente il mondo femminile ne è più penalizzato. Certo. Martina, anche questa domanda la risposta è stata assolutamente molto nei tempi, non so se vuoi chiedere qualcosa di più oppure passiamo alla domanda successiva. Sì, sono soddisfatta, grazie. Grazie a te Martina.
ultima domanda del primo giro delle cinque domande, e la pone Malena. Scusate, era rimasta in sovrapposizione la domanda precedente, lascio a te. Buonasera senatrice, io mi chiamo Filippo, sono uno studente di psicologia, ma faccio anche la drag queen e faccio parte della comunità LGBTQIA+. E quindi proprio per questo, in questo frangente, vorrei fare una domanda che mi tocca particolarmente. Volevo chiederle perché nel 2022 in Italia è così difficile portare avanti un'agenda che sia a favore dei diritti LGBTQIA+, cosa fareste se salisse al governo, oppure cosa fareste se foste all'opposizione di un governo di destra che appunto non appoggia questa agenda? L'Europa è molto impegnata sui diritti LGBT+. Yuri Guiana è il nostro esponente che regge tutto questo settore, diciamo così. Penso che il problema è, ci sono forze nel nostro paese che pensano che voi siete una deviazione e che quindi o vi curate o vi suicidate, essendo un vocabolario di Oxford molto molto rispettoso, e c'è un altro schieramento, diciamo, più timido, salvo noi ed alcuni altri come che invece dice: guardate che la diversità esiste ed è inutile che stiamo a inventarci il gulag di educazione coatta. Io ricordo che nel 78, in una missione in Cina, finimmo nell'ospedale di Shanghai e alla fine del giro incontro col direttore. La mia domanda, mentre la ministra Anselmi tra un po' sveniva e Susanna Agnelli mi batteva sotto il tavolo, era: senta direttore, ma voi con gli omosessuali come vi comportate? E il direttore, senza fare un plissé, risponderà: ma noi, da noi gli omosessuali non esistono, è proibito. E noi siamo una società, mica siamo dei mullaccioni come voi, eccetera, eccetera. Ah, dico, da voi non esistono? No, basta proibire, sì. E come fate? Li curiamo? Ah sì, con elettroshock, eccetera, eccetera, fa tutto uno spiegone. E alla fine, esasperata io, e penso esasperato pure il direttore, gli chiedo: ma funziona l'elettroshock, eccetera, eccetera? E il direttore fa: in effetti è un problema, perché ricadono. E quindi per un po' guariscono e poi ricadono. Quindi vedete un po' come certi regimi, invece del rispetto della persona, pensano alla omogeneità dei cittadini e di una società. Quindi sarà lunga, culturalmente parlando. Noi abbiamo un'educazione, diciamo, perbenista più che per bene. Però, insomma, non molliamo. Prima, un po' di cose già le abbiamo strappate, no? E quindi facciamoci forza di quelle che abbiamo strappate per andare avanti e chiederne altre. Malena, vuoi aggiungere qualcosa? No, io volevo ringraziare tantissimo la senatrice per queste parole e volevo dire che se per qualcuno siamo devianze favolose, ecco. Grazie, grazie molte Malena, che ci porti anche un'esperienza personale, non da poco, grazie davvero. Abbiamo finito il primo giro di domande e quindi ricominciamo con Sofia. Ecco, che arriva Sofia per la seconda domanda a Emma Bonomino. Sì, io riprendo in realtà un tema di cui ha parlato prima rispondendo a una domanda, ovvero il tema del lavoro delle donne in particolare. In particolare citando una cosa che ha detto la direttrice dell'Istat, Sabadini, dicendo che lasciare indietro le donne è un freno alla crescita e significa lasciare indietro tutto il paese. E appunto vorrei sapere, dato che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare comunque questa situazione nel nostro paese, riducendo l'occupazione femminile e creando anche più differenze con l'occupazione maschile,
e vorrei sapere se ci può parlare di quelle che sono le sue posizioni e più che altro anche le proposte del partito per mettere un freno a questa situazione e avere, diciamo, qualche soluzione. Grazie. Grazie a lei. No, Martina, senti, qui non c'è, come dire, una soluzione miracolo, virgolette, per le donne, per i giovani, per non so chi. C'è un problema di culturale, certamente, per quanto riguarda le donne, e c'è un problema complessivo di paese per quanto riguarda il lavoro, tra le altre cose. Ora, io penso che ci sono sistemi, basta guardare ai paesi nordici senza voler sempre copiare, ma non è un problema di copiare, è un problema di vedere cosa ha funzionato e che cosa no, e che cosa potrebbe funzionare nella nostra cultura, che è francamente, scusami tanto, ma un po' familista, virgola, maschilista. Penso ad esempio che gli aiuti e i sostegni alla al lavoro e alla maternità siano un dato possibilmente importante, che non siano però i bonus, per favore, perché di bonuslandia non ne posso più. Secondariamente credo che l'istruzione è un dato fondamentale. Ora, andava molto di moda tempo fa laurearsi in pubbliche relazioni, che nessuno ha mai capito che cacchio sia. Invece credo che, almeno nel nostro paese, le materie scientifiche siano state sempre un po' privilegio maschile, fare matematica, ingegneria, informatica, eccetera, eccetera, sono invece i lavori del presente e del futuro. Il compito dello Stato, a mio avviso, non è quello di fornirvi ad hoc un lavoro, non è questo, ma è quello di sostenere, ad esempio, sulla maternità. Il congedo paterno in molti paesi ha funzionato, ma non mi raccontate che ci vogliono bastano 3 giorni. No, non ci prendiamo in giro, stiamo parlando di ben altro. Così come in altri paesi sta funzionando abbastanza senza eccessi il part-time. In altri paesi ci sono sistemi abbastanza diversi di mobilità del lavoro legata allo studio. Quindi io ho, per quanto mi riguarda, una certa sensibilità alle partite IVA, che invece sono molto tartassate nel nostro paese. Quindi chi ha talento e vuole fare impresa trova molta difficoltà, soprattutto burocratica. Comunque l'unico consiglio che ho da darti è: guarda che abbiamo già conquistato molto. Io, se mi guardo indietro, quando ero ragazza io, che non fa nel Medioevo, fa una generazione fa, abbiamo fatto come donne passi da gigante. Questo vuol dire che cambiare si può, e vuol dire quindi che tentare si deve. Quindi andare avanti dipende anche dalla nostra tigna, dalla nostra forza, perché non sempre tutto cala dall'alto, specie se tu pensi a ruoli decisionali, quelli che ha il potere ed è sta seduto su quella sedia se lo tiene ben stretto, quindi se la vuoi tu quella sedia devi in qualche modo spostare il gentile signore che la occupa. Ma come diceva una mia amica, una donna per farsi valere deve essere sempre 3 volte più brava, 3 volte più preparata, 3 volte più competente, eccetera, rispetto a un collega maschio. E poi sorridendo finiva dicendo: però non vi spaventate, non è così difficile. Grazie molte, non so se Sofia vuoi chiedere qualcosa di più, molto brevemente, mancherebbe un poco meno di un minuto. No, la ringrazio molto per la risposta e sicuramente bisogna impegnarsi per, se non altro, non perdere assolutamente quello che è stato già fatto, perché come dice lei è stato impegnativo raggiungerlo, quindi
Andate avanti però. Certo. Il migliore difesa, come sapete, è l'attacco. Quindi il miglior modo di difendere i diritti che avete è chiederne altri e battervi per altri, a seconda delle vostre necessità. Va bene? Perfetto, la ringrazio molto. Grazie. Grazie Sofia, è venuto il momento della seconda domanda di Riccardo. Buongiorno, io adesso vorrei parlare della questione della guerra in Ucraina. Sì. Dal momento che nell'ultimo periodo si è discusso sull'efficacia delle sanzioni, soprattutto da parte della destra, e si chiede addirittura la rimozione, e qualcuno dice appunto che non siano efficaci, nonostante sia provato che quest'anno il PIL della Russia scenderà del 7%. Quindi io le vorrei chiedere cosa pensa che dovrebbe fare l'Europa e l'Italia di conseguenza nei confronti della Russia e della guerra nel caso in cui questa guerra dovesse prolungarsi nel tempo, cioè anche negli anni magari. Grazie Lorenzo. C'è già ancora adesso in moto una grande iniziativa diplomatica di tutti, tutti vanno in Ucraina, eccetera, eccetera. C'è l'iniziativa Erdogan di ravvicinare le due parti. Ma per quanto io penso, e noi dobbiamo, che se un paese senza colpe, senza aver fatto niente, viene impunemente invaso da un altro, e questa cosa non può essere tollerata. Noi non vogliamo mettere boots on the ground, quindi non vogliamo andare in guerra, ma io credo sia un nostro preciso dovere aiutare e sostenere per come si può questa strabiliante resistenza ucraina che Putin non si aspettava. Se lei guarda, scusa tu, i giornali di oggi, gli ucraini stanno avanzando su 3 o 4 zone del loro paese e i russi sono in difficoltà. E già dicono no, non è una ritirata, ma ci stiamo, come dire, riorganizzando. E insomma, certo le sanzioni pesano sul sanzionato, ovviamente, ma bisogna darsi il tempo perché pesino queste sanzioni, e una parte anche minima sul sanzionatore. Allora, se vogliamo solo essere lasciati in pace, vabbè, possiamo fare altro. Ma se vogliamo promuovere una, come dire, società aperta in cui non si venga invasi dalla sera alla mattina, qualcosa bisogna fare. Non è che invocare la pace, cioè invocare non è come chiedono armi e noi gli mandiamo dei cioccolatini. È fantastico, ma forse non è quello che gli serve. Forse, e chiudo, in retrospettiva, siamo stati tutti troppo fragili e molli quando la Russia ha invaso la Crimea, perché nel 2014 praticamente non abbiamo reagito, sì, con qualche sanzione sugli oligarchi, su questo, però basicamente non abbiamo reagito. Quindi se tu guardi la Russia, che ha già annesso la Bielorussia con Lukashenko, okay? Si è preso la Crimea, senza colpo ferito, si fa per dire, si becca l'Ucraina e la Moldavia già c'ha una strizza non da poco, perché è, come dire, la ripresa del progetto della grande Russia, poi sconfitta ovviamente dal muro di Berlino in compagnia bella, cercando di distruggere l'Europa. Io credo che la nostra risposta debba essere molto ferma, duratura nel tempo. Grazie mille. Grazie, grazie alla senatrice. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Hai un paio di minuti, no, se vuoi. Va bene, no. Bravo. Grazie. Aspettate un attimo, voglio vado a prendere un po' d'acqua. Certamente, certamente, aspettiamo la senatrice Bonino che ha bisogno di un attimo d'acqua. Io nel frattempo allora ne approfitto per ricordare di iscriversi a tutti i nostri canali social, a partire da YouTube, Facebook, mettete il mi piace, mettete il segui, Instagram,
Twitter, e sicuramente ne dimentico qualcuno perché ormai i social sono talmente tanti che a volte ci perdiamo qualcosa. La prossima domanda sarà da parte di Leon, che inizio a far arrivare in attesa appunto che torni la senatrice Bonino, che è andata a prendere un attimo un goccio d'acqua, e direi che è il caso di aspettare. Ecco che è tornata la senatrice Bonino, e allora io lascio Leon alla sua domanda. Buongiorno senatrice. Buongiorno. La mia domanda verte su una questione diciamo spinosa e decisamente assente da questa campagna elettorale, che è la questione mafiosa, che penso sia uno dei temi più sottovalutati di tutta la politica in generale. Nello specifico volevo chiedere a lei, dato che l'agenda di Più Europa è sempre stata garantista, se il garantismo sia compatibile con la necessità di combattere questo fenomeno, anche viste le dichiarazioni del magistrato Gratteri, che ad esempio si è opposto alla riforma Cartabia e a tentativi. Anche viste le dichiarazioni del magistrato Gratteri, No, per Gratteri tutti gli italiani sono colpevoli, non ancora scoperti. Io su questa strada non vado. Penso che anche la lotta alla mafia deve essere condotta con legalità. E la mafia è anche spesso, Sciascia con la palma va a nord, mischiata e mescolata con profitti finanziari protetti nelle banche, eccetera, eccetera. Lei ricorderà che persino Corleone, credo, negli Stati Uniti, fu poi condannato alla fine non per mafia, eccetera, ma per evasione fiscale. Ricorda? E quindi io credo che invece tenga anche conto che c'è spesso una collusione tra i cittadini, la politica e la mafia o l'andrangheta o come la voglia chiamare, fa lo stesso. Penso che il filone non solo del controllo del territorio vero e proprio, ma anche il filone, diciamo, flussi bancari più o meno opachi, sia da seguire. Per esempio, come lei sa, la mafia siciliana ha avuto un grande cambiamento quando passò al traffico di droga, e lì si spaccò con Buscetta, eccetera, eccetera, lei si ricorderà questa storia. Quindi il proibizionismo certamente favorisce le mafie, questo è poco ma sicuro, ed è dimostrato in tutti i paesi possibili e immaginabili, persino da noi. Quindi non c'è soluzione domani mattina, ma anche certi tabù vanno superati. Non è vero che legalizzare le droghe aiuta le mafie, è esattamente il contrario. Chi è più proibizionista dei proibizionisti sono esattamente le mafie che lavorano con la droga. Questo è, ma non lo vogliamo capire, e quindi basta proibire, dimenticando che ogni attività proibita, sociale o industriale proibita, molto semplicemente va in nero. E lì diventa ovviamente terreno facile e appetibile, diciamo così, per le mafie di tutti i tipi. Se mi permetto, io condivido totalmente la sua posizione, però mi permetto di mettermi un po' in contraddittorio, cioè prendo la posizione di chi è a sfavore della legalizzazione. Penso a quello che disse il magistrato Borsellino sulla questione, che aveva posizioni politiche che io non condivido, però quello che diceva lui è che una volta legalizzata rimarrebbe comunque la droga nel mercato nero, perché la proposta sarebbe più interessante da un punto di vista economico, sarebbe meno cara la droga venduta nel mercato nero dalla mafia. In questo caso sarebbe lo Stato. Scusa, io penso che il fenomeno droga, come tutti i fenomeni, non sparirà al 100%. Io più modestamente stavo propugnando una proposta che riducesse questo fenomeno. E penso anche mia mamma, che era non proprio laureata a Oxford,
mi diceva un giorno, ma non possiamo mandarli in bancarotta? Ecco, appunto, questo è quello che dobbiamo fare. Giustamente. La ringrazio molto. Prego. Grazie a Leon, mancano soltanto due domande. E i ragazzi la stanno impegnando, senatrice Bonino, è bello anche vedere che sono interessati d'altronde. È il momento di Martina. Eccola. Sì, senatrice, io volevo farle una domanda sul giornalismo italiano, in particolare recentemente sul giornalismo italiano. Esiste? Recentemente è uscita una classifica che valuta lo stato del giornalismo e il suo grado di libertà in 180 paesi del mondo. In particolare l'Italia sarebbe scesa di diverse posizioni secondo questa classifica. Quindi volevo chiederle se crede che la libertà e l'indipendenza dell'informazione in Italia siano a rischio. No, io penso che c'è un trend anche nel giornalismo italiano, televisivo, carta stampata, di dar retta alle fake news, salvo magari correggersi tre giorni dopo, ma intanto quella è passata. Lo è sulla giustizia, in un interessamento, in un incrocio indestricabile tra magistrati e carta stampata, per esempio le veline e tutte queste belle cose. Comunque un giornalismo che fa sempre meno giornalismo d'inchiesta, ma sempre di più giornalismo di pettegolezzo. Chi ha detto cosa, chi ha detto cosa. Tant'è vero che poi tutti si adattano. E quindi il personale che era politico ai miei tempi, vogliamo le riforme, vogliamo le libertà, eccetera, eccetera, si è trasformato nel privato che è diventato pubblico. Quindi se lei apre qualunque giornale, c'è cioè Tizio si è separato da Il, però Il riceveva anche un amante prima, ah no, ce l'aveva Totti. Insomma, il privato sbandierato, cosa che io detesto per la verità, ha superato, diciamo, offuscato qualunque tentativo di giornalismo d'inchiesta. E secondo me questo è un peccato. Sì. Se posso, Lorenzo, io volevo anche Puoi assolutamente, la risposta è stata rapida e ancora diversi minuti. Sì, volevo fare un'altra domanda e poi fare un'osservazione. La domanda è se la senatrice crede che in qualche modo questo modo di fare giornalismo influenzi anche il tasso di astensionismo nel paese. E poi la riflessione che volevo fare è che credo che appunto questo modo di fare abbia anche un'influenza molto significativa su anche l'aspetto intellettuale delle persone, no? Quindi anche un giornalismo di scarsa qualità, poi ci lamentiamo magari molto di cosa votano gli italiani, però poi in realtà anche questa è un'influenza, perché non andare a cercare la complessità, non abituare le persone a dei ragionamenti complessi, ovviamente ha delle ricadute anche sulle scelte delle persone. Sì, certamente, si procede per slogan, questo in politica, ma in tutti gli altri settori è uguale. Abbiamo sconfitto la povertà, magari, ma anche cose più volgari che preferisco non ripetere. E quindi favorisce il populismo, il sentimento che sono tutti uguali, sono tutti corrotti, sono tutti incompetenti e capirai. E arriva alla fine accettato e osannato con grande gaudio l'uno vale uno, che è una sovversione totale rispetto a quello di cui tu parlavi, e cioè la complessità delle cose. E l'idea che si possa tutto tradurre in un Twitter, o adesso va di moda un'altra cosa che non conosco, e che si chiama TikTok, credo, TokTik, sì. Insomma, una roba così. E pensavo l'altro giorno che adesso anche nei 5 Stelle uno non vale più uno, perché qualcuno comincia a dire ma qualche competenza magari sarebbe utile. Pensavo l'altro giorno a un grande discorso per me di Obama all'università in Pennsylvania,
quando ha detto it's not cool not to know what you are talking about. If you are sick, you look for the best doctor available. If you board the plane, you must be sure that the pilot knows how to take off and how to land. Because in public and private life, ignorance is not a value. Penso che questo dovrebbe tornare nella nostra mente e, come lei citava, il settore giornalismo, ma che non è il solo. Sono d'accordo, grazie. Grazie a entrambe per risposte, domande e approfondimenti. Siamo arrivati all'ultima. Sì. Resista ancora pochi minuti, se ne c'è, e la lascio a Balena per l'ultima di queste domande. L'ultima. Volevo riagganciarmi alla risposta che ha dato Martina. Per parlare, appunto, siamo nel 2022, siamo in piena era social, e solo che agli occhi dei giovani molti politici ormai sono screditati utilizzando queste piattaforme. Sono stati un po' screditati utilizzando queste piattaforme, e quindi volevo chiederle che cosa si dovrebbe fare per aiutare a recuperare la fiducia nelle nuove generazioni. Secondo lei basta iscriversi a TikTok? No, io non ho niente contro TikTok o contro gli altri social, al contrario. Mi preoccupa se si diventa dipendenti da questo strumento. Perché una cosa è l'utilizzo del telefono, serve e va bene. Se uno non riesce manco più a vivere se non sta al telefono, questa è un'altra cosa. Una cosa sono le dipendenze e una cosa sono le possibilità tecnologiche che il mondo, per fortuna, ci mette a disposizione. Nessuno gli viene più in mente di usare i fax, per esempio, che invece quando ero più giovane io spopolavano proprio, eccetera, eccetera. Quindi la mia risposta è questa. Sullo discredito della politica, io vorrei ricordare a tutti che i politici di oggi che siedono in Parlamento li hanno votati gli italiani. Scusate, adesso io non voglio colpevolizzare nessuno, però ognuno si assuma una parte. Certo non hanno votato me, questo è sicuro. Io sono da sola al Senato, pensa tu, devo fare veramente manco altro che essere multitasking, bisogna essere un polipo sostanzialmente. Però ricordiamoci che è un po' responsabilità di tutti quanti da chi volete essere rappresentati. Ok? Anche perché i social sono sicuramente un mezzo di comunicazione, possono comunicare tanti messaggi, ma anche tanti messaggi di odio, come abbiamo visto. Esattamente. Quindi, insomma, non è quella soluzione miracolosa, eccetera. Può anche promuovere le volgarità, le disparità, insomma. Quindi usiamoli, ma facendo anche funzionare il cervello, perché insieme magari producono. Solo la tecnologia, e in particolare questo tipo di tecnologia anonima, eccetera, eccetera, invita, secondo me, alle volgarità, alla superficialità e all'abbandono della complessità delle situazioni. Grazie mille. Basta, ho finito, fatemi andare. La lasciamo andare, tra l'altro la ringraziamo, che è stata anche assolutamente sintetica e puntuale nelle risposte, tanto che chiudiamo questa prima parte del nostro programma in leggero anticipo. Grazie. Ringraziamo tantissimo Emma Bonino per la sua disponibilità, per la sua partecipazione, e ringraziamo tutti i giovani che sono stati qui con noi, a Balena, Riccardo, Martina, Sofia, Leon, ecco che appare anche Leon, ma rimanete con noi perché adesso salutiamo la senatrice Bonino, ma c'è la seconda parte del nostro programma con il talk, la discussione su quanto ci siamo detti. Ricordatevi solo che il destino è nelle vostre mani, non è più nelle mie. Non lo è mai stato, ma comunque non fa niente. Siete voi che decidete il vostro futuro, il vostro presente, il vostro destino. Non è che cala dall'alto, ok?
Grazie, grazie senatrice Bonino, a tra poco. Arrivederci.